perché Yuden Chronicles Under the Heroes è l'ultima opera che giocheremo di Murayama. Purtroppo, come vi dicevo, ci ha lasciato a febbraio e al di là del dispiacere, se non parliamo di questo concetto qua, sicuramente troviamo un po' di poesia, un po' di romanticismo in questa situazione. Badate bene, non la sto cercando di vedere il lato positivo, perché la morte di una persona non è mai positivo. Dico che in generale, se si legge tra le righe il come è successo a livello lavorativo, a livello artistico, lui ci lascia 2 mesi prima della possibilità di veder realizzato negli occhi dei fan il suo ultimo lavoro, quel lavoro tanto agognato che tutti chiedevano e che anche lui probabilmente sperava di poter dare ai fan.